Oggi 24 agosto 2021 un gruppo di associazioni, in particolar modo quelle a sostegno delle donne, ha organizzato un incontro qui in Piazza della Vittoria a Marsala per difendere i diritti umani, in particolar modo quelli riguardanti il popolo afghano e le donne afghane che in questo momento stanno vivendo un'emergenza umanitaria. Assolutamente sì, anche perché possiamo ascoltare dalle notizie dei telegiornali che tutto il mondo si sta mobilitando per l'Afghanistan e noi, anche se siamo, diciamo, la punta estrema dell'Italia, non possiamo non mobilitarci a sostegno dell'Afghanistan, del popolo afghano e delle donne afghane. E queste associazioni promotrici della manifestazione di oggi hanno coinvolto altre associazioni, noi in particolar modo, io faccio parte di diverse associazioni che orbitano nell'ambito del mondo delle donne, quindi Casa di Venere, che è un centro antiviolenza, ANDE, poi c'è il CIF, la FIDAPA, Metamorfosi, quindi varie associazioni femminili che hanno coinvolto tante altre associazioni e poi hanno fatto un appello ai partiti politici, ai sindacati, perché anche da Marsala si alzi lo sguardo su questa grande emergenza. Peraltro noi siamo pronti non solo a manifestare e quindi a sensibilizzare la popolazione, ma siamo pronti anche a dare un contributo fattivo nel momento in cui dovessero arrivare qui a Marsala famiglie di profughi. So che ci sono altri che si stanno muovendo in questo senso e quindi il nostro contributo speriamo possa diventare reale, fattivo, e quindi siamo, ripeto, pronti a mobilitarci per aiutare concretamente le famiglie che arriveranno qui con tutto quello che noi possiamo e soprattutto sensibilizzando i cittadini marsalesi, che sono molto generosi e molto attenti ai bisogni e ai diritti umani che sono alla base del vivere civile. L'importante è essere qui oggi, ma come tutte le volte, e sarebbe quindi da farlo ogni giorno dire che siamo contro ogni forma di violenza, ogni forma di guerra, soprattutto quelle situazioni poi che si vengono a creare, che in qualche modo noi contribuiamo a determinare. Oggi abbiamo dinanzi una catastrofe annunciata, siamo dinanzi a una storia che già era stata anticipata. Oggi però siamo chiamati a riconoscere che davanti a un'emergenza bisogna rispondere immediatamente. Allora la mia presenza oggi qua, per quello che può servire, è un atto di accusa contro tutti quei paesi d'Europa che in questo momento il primo pensiero che hanno avuto è stato erigere muri, confini e dichiarare no ai profughi. Io applico il principio che io vorrei fare agli altri esattamente quello che un domani io mi aspetto gli altri facessero per me nel momento in cui dovesse averne bisogno. E allora io penso che in un momento come questo, pensare che si possa dire no, aiutiamo a casa loro gli afghani in questo momento, mi sembra veramente una barzelletta che non fa ridere, fa piangere. Lo ritengo assolutamente importante per chi come noi ha una funzione educativa oltre che quella chiaramente sportiva, per poter sostenere chi è sempre in difficoltà, chi ha bisogno di un aiuto. E, chiaramente sono temi di politica internazionale molto complessi soprattutto per i ragazzi, ma è importante capire che noi del nostro piccolo possiamo iniziare a fare la nostra politica sociale, già cercare di essere uniti e sostenere chi ha bisogno è già una bella meta per noi. All'incontro a difesa dei diritti umani sono presenti anche le istituzioni, in particolar modo qui accanto a me c'è il sindaco Massimo Grillo, il sindaco della città di Marsala. Sindaco, perché è importante essere qui oggi? Ma è un'occasione per sensibilizzare la nostra comunità marsalese, l'amministrazione è solidale, è unita ad una rete nazionale, siamo stati in contatto con la comunità Sant'Egidio, nel caso dovessero intervenire con dei corridoi umanitari il comune di Marsala ci sarà, come è giusto che sia. Quindi un'occasione di sensibilizzazione da parte, perché non possiamo ignorare quello che sta accadendo, donne, bambine privi di libertà, di diritti, con rischi notevoli inimmaginabili, non abbiamo idea di quello che potrà accadere prossimamente in Afghanistan
ed è giusto che noi, oltre con interventi di sensibilizzazione, ci renda presenti anche con delle iniziative che possano dare riscontro concreto di accoglienza.